Palermo è femmina e donna nello spettacolo Panormus Mea ideato da Sara Gaiano e dal maestro Fabrizio Bottiglieri e che andrà in scena domenica prossima 30 giugno al Teatro Al Massimo di Palermo. 80 le ballerine dai 4 ai 20 anni, 3 piccoli danzatori che si esibiranno per un saggio di danza che vuole celebrare il capoluogo con coreografie e scenografie create ad hoc per fare un excursus nella storia di Palermo, ma anche nei colori, nelle architetture, nelle sue vie, nei profumi dei suoi mercati, nella vita di chi la abita. È così che lo spettacolo comincia con una Palermo bambina, la piccola Eleonora Aiello di 8 anni che si sveglia dal sonno per andare incontro alla Palermo adulta, la danzatrice Giulia Madonia, identificata anche con la santa patrona della città, Santa Rosalia, e che darà il via ufficiale allo spettacolo con le tradizionali tarantelle e lo sfondo dei tipici mercati di Palermo. Nel secondo tempo la danza contemporanea racconta dapprima l'emigrazione di fine 800 verso le Americhe, poi i tempi moderni e l'affacciarsi delle nuove generazioni. Lo spettacolo, oltre a celebrare la città di Palermo, è volto a sottolineare l'importanza del ruolo della donna nella società, in questo caso rappresentato dalla patrona di Palermo, Santa Rosalia, e dalle altre quattro sante patrone della città prima che venisse eletta la Santuzza, Agata, Cristina, Ninfa e Oliva. Le coreografie sono state ideate da Sara Gagliano, Fabrizio Bottiglieri e Roberta Bongiovì. Per l'occasione sarà presentato al pubblico anche il video Panormus Mea, che vede le allieve del corso contemporaneo avanzato danzare i quattro canti di Palermo con la regia di Salvagria.